ad accento su GDG, Google Developer Group Gela e Women Tech Maker. Presentiamo i nostri ospiti, da destra Alessandro Campanaro, Sandra Formuso e Bruno Belluccia. Salve ragazzi. Ciao. 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 Come va? Tutto bene, bene, grazie. Un piacere essere qua. Quando e perché nasce Google Developer Group? Il Google Developer Group è una community internazionale che originariamente si chiamava Google Technology User Group e poi ha cambiato nome ed è diventato Google Developer Group, ma non ci facciamo ingannare dal nome developer, quindi sviluppatori, perché le nostre attività spaziano in diversi ambiti. In particolare Google Developer Group Gela nasce quasi 4 anni fa, infatti a marzo faremo 4 anni, e dalla volontà di poter creare qualcosa che possa portare un valore aggiunto al territorio, quindi a livello di competenze e a livello di eventi, quindi nel territorio. A questo, da qualche anno, si è unito anche le Women Tech Maker, che è un nuovo programma di Google che scopriremo tra poco. Ecco, ce lo spiega infatti Sandra, che è una pioniera, se vogliamo, in questo mondo tecnologico estremamente maschilista. Sì, allora, il programma di Women Tech Maker nasce nel 2012 proprio a San Francisco. Diciamo che, se posso raccontare brevemente la storia, sì. È una storia veramente simpatica, perché una dirigente che lavora proprio a Google San Francisco praticamente inventò, ideò questo programma quando lei, arrivando a lavorare in ufficio, non trovò il posto per parcheggiare e praticamente fece notare ai suoi colleghi come lei fosse incinta e come non ci fossero dei parcheggi per le donne incinte. Quindi da quel momento in poi nacque negli uomini l'idea di dire: ma è vero, noi non ci abbiamo pensato, quindi perché non ideare un programma proprio che avvicini, in questo caso, le donne nella tecnologia? Diciamo che la cosa particolare è, come è stato detto, diciamo, io sono una pioniera. Nella realtà siamo state pioniere sia io che un'altra ragazza di Catania. La community è stata aperta nel febbraio del 2016, quindi diciamo che è una community abbastanza fresca, è un gruppo abbastanza fresco, proprio con l'obiettivo di avvicinare le ragazze al mondo della tecnologia. Quindi non essere più un gruppo solamente di maschi, come si potrebbe pensare, ma far avvicinare le ragazze. Ovviamente, come possiamo dire, gli eventi non sono solamente puntati in ambito tecnologico, ma sono eventi che possono spaziare anche in altri ambiti. Beh, se possiamo aggiungere all'aneddoto raccontato da Sandra, l'importanza di un piccolo gesto come quello di andare a trovare magari parcheggio per le donne che sono in gravidanza può essere visto come un qualcosa in più. In che senso? Quello che fa capire questo aneddoto è la mancanza di un punto di vista femminile all'interno del mondo della tecnologia e come questo porti un grave difetto al mondo stesso, perché se lasciamo il mondo della tecnologia solo da un punto di vista maschile, probabilmente molte cose che magari guardano meglio le donne sono mancanti e quindi si avrà un mondo tecnologico diciamo troncato. Google infatti, rendendosi conto di questa necessità, soprattutto nel mondo tecnologico, ha pensato di fare dei test durante l'anno in cui veniva creato questo programma per cercare di capire come venisse visto dal mondo maschile e femminile il problema della mancanza di donne all'interno della tecnologia. Ed è appunto un dato sorprendente come le donne stesse davano una giustificazione quasi normale, dicendo che è sempre stato così e che le donne non si avvicinano alla tecnologia perché effettivamente si può fare altro, perché è un mondo solo per maschi, per i classici nerd. In realtà l'obiettivo che ha il GDG e l'FTM è proprio quello di dire: non è vero, perché un mondo senza donne nel mondo della tecnologia è un mondo mancante, è un mondo nel quale manca una componente fondamentale. Per l'appunto, diciamo che proprio il programma WTM è stato ideato proprio per superare il gender gap, la differenza tra uomini e donne nella tecnologia. Ovviamente non avvicinando solamente donne che sono laureate in informatica o che studiano in informatica, ma anche solo appassionate di tecnologia. E infatti, tra di voi chi sono gli informatici?
Abbiamo la fortuna, la fortuna di essere informatici. Esatto. I nostri due uomini sono informatici, mentre invece Sandra... Io sono, per esempio, una consulente, però io sono laureata in pubblica amministrazione, quindi io non mi occupo totalmente del campo informatico, però sono un'appassionata di tecnologie e mi piace. È un utente. Sì, sono un utente. La uso. Ma infatti, spiegateci, di cosa vi occupate? Allora, il Google Developer Group si occupa di, appunto come abbiamo detto, eventi. Eventi di che tipo? Di solito come funziona? Qualcuno ha qualcosa da proporre, ad esempio, ciao ragazzi, ho avuto un'idea di fare un evento che so su Android. Ripeto, Android, come può essere, come utilizzare Android per fare una stampa, YouTube, Gmail o qualunque altra tecnologia, non per forza Google, perché parliamo di tecnologia tutto tondo, e quindi si decide, quindi magari si fa il match tra chi può parlare di qualcosa e chi è interessato a quel qualcosa. Quindi tutto parte dal basso, quindi da chi partecipa alla nostra community e vuole dare o un contributo oppure vuole apprendere qualche cosa, il tutto appunto liberamente. Da là si parte con l'organizzazione dell'evento pian piano. E ad esempio in passato abbiamo avuto eventi su Android, che poi sono sfociati in alcuni concorsi o nella realizzazione di applicazioni reali, quindi in uso. E abbiamo avuto eventi dove semplicemente si parlava dell'utilizzo della mail o l'utilizzo dei social o quindi come fare grafica, quindi degli argomenti più disparati, o semplicemente aprire un dibattito sul gender gap o su queste o altre tematiche. Ma solo tecnologia? No, in realtà l'obiettivo è quello di creare una community aperta che possa avvicinare qualsiasi sesso e qualsiasi tipo di argomento nel mondo tecnologico, ma per tecnologia si intende anche il design di un'app, il design di un sito web, di un applicativo, si intende anche il mondo dei game, cioè giocare ai videogiochi, creare videogiochi, ed è un posto in cui la gente può condividere sapere e ricevere altrettanto, perché quando si organizzano degli eventi dove volontari mettono a disposizione in 15 minuti quello che sanno, ci saranno altri eventi, altri talk, come si chiamano in gergo tecnico, del genere, che potranno essere fruiti dagli stessi che hanno parlato magari prima. Gli eventi appunto sono diversi, ne abbiamo fatto uno nei Nebrodi, se non ricordo male, ad agosto, che si chiamava la Game Fest. Avvicinavamo al mondo dei videogiochi, designer, sviluppatori, anche legali, se non ricordo male, che spiegavano le implicazioni sia dei videogiochi dal punto di vista di chi li fruisce, di chi ci gioca, ma anche di chi li crea. Un punto fondamentale è quello di non essere succube della tecnologia, cosa che è maggiormente vista nei bambini, cioè non essere semplicemente passivo nei confronti della tecnologia, ma capire come viene creata. Infatti il sito web, l'applicazione, comunque tutti gli strumenti informatici praticamente non nascono da nulla, qualcuno li fa, qualcuno li crea, qualcuno li pensa, e questo con questo semplice pensiero non è scontato, quindi questa associazione nei bambini invece di oggi, i classici nativi digitali, invece questo già insito nella loro natura, perché già magari non sanno ancora leggere o scrivere bene, però già sanno condividere, guardare video su Facebook, eccetera eccetera eccetera. Nella realtà bisogna anche ricordare che la tecnologia non è solamente saper utilizzare il computer, oramai la tecnologia viene anche utilizzata, si parla anche degli orologi oramai che fanno di tutto, ricevono chiamate, ricevono messaggi, quindi comunque la tecnologia è anche indossabile. Quindi è bello far capire alla gente oramai che il tutto ciò che utilizziamo è fondamentalmente tecnologia. Quindi moda, accessori, sì, per la casa. Di tutto, ma anche la fotografia, sono stati fatti molti eventi relativi anche alla fotografia, come la fotografia può incrementare la bellezza del nostro paese, come possiamo noi aiutare a sviluppare la bellezza del nostro paese facendo fotografie e mettendole in un sito web, così tutto il mondo ci conosce. Anche questa è una cosa interessante. Ovviamente nel fare tutto questo collaboriamo con le diverse community del nostro territorio, non solo, quindi non solo gli altri GDG, ma anche altre community, quindi che vanno nel sud della Sicilia, che fanno ognuno le proprie attività e si collabora
appunto nel non fare solo elementi. Diciamo che collaboriamo per creare un qualcosa di diverso, per creare una novità. Soprattutto è quando tipo ci chiedono perché lo fate. Perché vi pagano, perché siete pagati? No, in realtà è fatto per portare valore alla comunità, alla collettività in cui noi siamo nati. Noi siamo genesi, viviamo a Gela, anche se abbiamo studiato fuori, siamo ritornati per stare qua e ci crediamo nel portare un valore alla nostra collettività stessa. Stessa cosa che appunto si vede anche nelle community che si trovano in altre parti del sud Italia, ma così come in altre parti del mondo stesso, con le quali ci piace collaborare. Sì. E poi ci divertiamo, ecco. Soprattutto. Sul manifesto che avete alle vostre spalle leggo una frase interessante: è nei posti più difficili che nascono le idee migliori. È una vostra frase o l'avete presa in prestito? Allora, sicuramente non sarà nuova di zecca, ecco, però diciamo che l'abbiamo fatta nostra, perché comunque operiamo diciamo nel sud Italia, nel sud della Sicilia. E soprattutto all'inizio appunto si poteva dire, ma chi lo doveva dire che Google Developer Group doveva aprire proprio a Gela? E quindi è proprio diciamo una frase che è come filo conduttore un po' di tutto quello che facciamo, quindi un po' il nostro motto, ecco. Ma proponete dei corsi? Allora, al di là delle altre attività che ci sono all'interno dei Google Developer Group, essendo Google partner principale dei GDG, si ha durante l'anno, durante il corso degli eventi, la possibilità di avere dei corsi gratuiti su diverse tecnologie, come potrebbero essere Android, Polymer, AngularJS, cioè tutte cose tipiche di Google. Corsi gratuiti per tutti gli utenti o tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla community, tenuti molte volte da ingegneri di Google stesso, Google San Francisco. Noi ci occupiamo di essere dei facilitatori, cioè aiutiamo il compito dei membri a seguire questi corsi che nel mondo dell'informatica sono in inglese, l'informatica gira in inglese, quindi c'è poco da fare lì, e tramite i quali un membro, un ragazzo, ma così come un professionista, può arrivare a capire che cos'è un'app, pensarla, disegnarla, crearla e metterla poi sulla store. Quindi creare un'app con le proprie forze, e magari quell'app può essere scaricata da altri, può essere acquistata da altri. Siete vincolati a Google? No, come diceva appunto Alessandro, Google è il nostro partner principale e fa parte del nostro brand, quindi del nostro nome, ma non parliamo, come già dicevo, soltanto di tecnologie Google. Ovviamente, essendo supportati da Google, riusciamo ad avere delle anteprime tecnologiche oppure la partecipazione a determinati eventi nazionali e non, anche grazie quindi ovviamente a Google. Però non abbiamo assolutamente nessun limite tecnologico di argomenti che ci impongono. Ecco. Un'ultima domanda, ragazzi: perché aggregarsi? Allora, la cosa bella da dire innanzitutto è che il nostro è un gruppo aperto, siamo una community, siamo noi i leader, ma siamo i ragazzi della porta accanto, ci possiamo definire, perché siamo dei ragazzi semplici e ci piace creare un qualcosa di diverso e vorremmo che i ragazzi capissero che è bello il valore di stare assieme, di creare un qualcosa di nuovo e di imparare sempre qualcosa in più e di comunque collaborare, lo spirito di collaborazione. Sì, perché di base c'è scambio di conoscenza che non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di sapere, amicizie che possono nascere appunto. E poi una cosa importante, sì, siamo una community aperta, ma questo consente di avere magari visibilità, perché magari delle aziende si avvicinano a delle community per capire se all'interno c'è qualcuno che ha delle competenze che potrebbe andare bene come tipo dipendente nel proprio organico. Quindi non è raro trovare posti nei quali aziende assumono magari membri delle community tecnologiche, nel caso in cui si parla di aziende informatiche, proprio perché hanno appreso un certo sapere all'interno della community stessa. Quindi è anche un modo soprattutto per crescere e mettersi in mostra e per portare valore al territorio in questo caso. Qui a Gela siete soltanto voi tre? Noi siamo i local community manager, cioè abbiamo il compito di andare a parlare direttamente con Google Italia, però come community siamo appunto aperti, ci sono altri ragazzi che collaborano in base al tipo di evento, sia di Gela ma anche delle città vicine, di Catania, Scemi, Ragusa, siamo stati anche a Favara, quindi
Sì, noi di fatto interlochiamo direttamente con Google, rubando un termine dal mondo dell'impresa, a livello strategico non abbiamo nessuna strategia, cioè non siamo noi dall'alto, come dicevo, che decidiamo cosa dover fare, ma dal basso si propone, è il nostro compito che ci siamo posti da soli, non perché ce l'hanno, quindi ce l'hanno affibbiato, tra virgolette, è quello di facilitare appunto lo spirito di community e di condivisione. Quindi è esattamente questo il compito di un manager, quindi non è un capo, ma è semplicemente un facilitatore. E infine, come partecipare alla community? Allora, come detto prima, il GDG è una community mondiale, quindi la repository mondiale developer.google.com e là si trovano tutti i GDG del mondo, tra questi ovviamente trovate noi. Noi abbiamo un sito gdggela.org, però la maniera più veloce per comunicare sono appunto i social Facebook e Google+, dove potete mettere mi piace alla pagina o comunque seguirci. Poi abbiamo una community dove si ci può iscrivere, là vengono dibattiti eccetera eccetera. Quindi su Facebook c'è appunto un tasto, lascia quel tuo contatto per aggiungersi alla mailing list o al gruppo, oppure contattare direttamente noi o noi, nessun problema assolutamente. Bene ragazzi, grazie. Grazie a voi. Grazie.